Amici telespettatori, la più cordiale buonasera da parte di Erennio De Vita. Queste immagini vi giungono dalla provincia di Avellino e più precisamente vi siete collegati con la città di Contrada. Allora, amici telespettatori, dove eravamo rimasti? Ricordate? Ad una finale, quella di Miss Campania, ebbene eravamo nella città di Solofra, adesso l'ultima puntata per un titolo abbastanza importante, pensate, secondo soltanto a Miss Italia, è il titolo di Miss Cinema, secondo, ecco, solo a Miss Campania, Miss Cinema Campania, un titolo importantissimo, avrò modo poi durante, ecco, la trasmissione di parlarvi meglio questo titolo, che ha portato al successo grandi vedette del mondo dello spettacolo, da Sofia Loren a Silvana Pampanini, alla stessa Gina Lollobrigida, ricordiamo le più recenti, la Cucinotta, Miriam Leone, la Chillemi e tante altre ancora. Ma andiamo con ordine. Prima di iniziare guardiamo insieme questo filmato realizzato appunto nel backstage dal nostro Vincenzo Simeone. Vediamo come si sono preparate le nostre concorrenti a questo importante appuntamento con la bellezza al quale non potevano assolutamente mancare. Noi ci vedremo tra qualche istante. A dopo.
Allora, siamo contenti perché ritornare nella stessa città dopo un anno è una cosa straordinaria. Vuol dire che abbiamo passato il turno, cioè abbiamo superato l'esame. Ebbene, questa benedetta selezione provinciale è andata benissimo. E il sindaco, ricordate che cosa disse il sindaco in quella serata? Io farò di tutto per riportare qui Miss Italia, ma attenzione, con una finale regionale. Sindaco, complimenti, facciamo un applauso al sindaco, ha centrato questo obiettivo importantissimo. Facciamolo salire sul palco, arriva il sindaco più alto d'Italia, facciamo un applauso, prego sindaco, l'accompagno io, venga, venga. Cioè lei la promessa l'ha mantenuta, c'è un sindaco che mantiene le promesse. E allora, insomma, eravamo, ricordo, mese di agosto, mi sembra, di fine agosto, quindi vedete, giusto un anno. E quindi siamo ritornati. Noi la ringraziamo, immediatamente la parola. Ma un benvenuto va a tutti quanti voi, un caloroso benvenuto da parte mia, da parte dell'amministrazione e da parte di tutti i cittadini contradesi che sono vicinissimi alle Miss che stasera sfileranno in questo concorso, alle loro famiglie e a tutti coloro che li hanno accompagnati in questo percorso. È stata una promessa mantenuta, ma perché con la bellezza è difficile non mantenere le promesse, no? Quando c'è di mezzo cotale bellezza, insomma, ne vale sempre la pena. Naturalmente non è soltanto quello che vediamo alla fine, ma tutto quello che si prepara prima, dalla protezione civile al corpo di polizia municipale, agli addetti esterni del comune in persone di Gennaro Capriolo che da stamattina è al lavoro per garantire tutto. Oggi è mancata anche l'acqua, quindi come riempimento, quindi ci siamo dovuti fare ancora più in quattro. Il ringraziamento vanno a voi sicuramente, che siete eccezionali nell'organizzazione e nel coccolare il pubblico in questo modo. I'm not afraid to die.
le semifinaliste nazionali di Miss Italia e iniziamo con la prima. Miss Sorriso Campania, Ilary Monsurro. La Miss Napoli, Maria Chiara Volpe. Miss Rocchetta Bellezza Campania, Morena Liscio. Eleganza Campania, Alessia Caruso. Miss Civova Sport Campania, Fabiana Boccia. Costiera Amalfitana, Aurora Tartaglione. La Miss San Valentino, Città degli Innamorati, Maria Vittoria Grillo, 19 anni di Napoli. Rossella Manzi, Miss Framesi Campania. But there's no time for our romance. No, no, no. Alla Miss Comuni Vesuviani, signori, Rosalba Di Prisco. Stop, stop, I'm spinning like a top, top. Dance until we drop, drop. But if I had my way, oh, I love to love. Signori, la Miss Campania 2023, Sofia Viola. Baby just loves to dance. Oh, I love to love, but she won't give our love a chance. No, no, no. Oh, I love to love, but my baby just loves to dance. Quelle cose che vuoi tu, e ma che mal di testa, Madonna o Gesù. Però si vede il mare, non stiamo così male. Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché. Ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, che poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza musica, pazza musica, pazza musica. Pazza musica, pazza musica, pazza musica.
Dimmelo se ci sei sempre, costantemente, sei tutto o niente, zitto e poi mi baci. Stai attenta che mi piaci, noi siamo sempre fuoco ardente nelle mani della tua mente. Siamo dinamite sopra le ferite, me contro te mi guardi e inutilmente fai male sempre. Fai male sempre, fai male sempre. Fai male sempre. Oh, oh, oh. Andiamo, questa è per l'ultima volta. Per il 2023 sto per tirare fuori il foglio, fatidico foglio, con i risultati. Controllo, perché può anche darsi che questa ragazza sia andata via. All'improvviso, no, sono tutte 37, allora è rimasta qui. È rimasta qui. Allora, ragazzi, ho già visto chi ha vinto. È una ragazza con i capelli bruni oppure bionda o rossa? Vediamo allora che al sesto posto si classifica la concorrente con il numero 8. E qui in prima fila. E qui accanto a me la numero 8. Perde ogni speranza di poter vincere l'ultimo titolo regionale, la concorrente con il numero 8, sta per scendere dalla scalinata, la numero 34, Emanuela Sorrentino. Andiamo alla quarta classificata. Vi dico che la quarta classificata è una delle due mamme. E sono Roberta Calemme, Siele Veneroso. Una delle due ragazze si classifica al quarto posto ed è la concorrente con il numero 15, Roberta Calemme. Tesissima la 2, un po' meno la 18 perché è stata già Miss Italia. La 14 sorridente, ma attenzione che purtroppo abbandona la gara la concorrente numero 18, Siele Veneroso. Facciamola sfilare. Miss Italia ha continuato a riempire le piazze e questa è la cosa più importante. E un saluto a Patrizia Mirigliani, un applauso per la nostra patronne, che continua a credere nei sani principi e sani valori di questa importante manifestazione. E un saluto a tutte le ragazze che non ce l'hanno fatta. E intanto io vi dico che il titolo di Miss Cinema Campania, dottor Klein, va alla concorrente. Intanto per il premio Rino e il sindaco saranno qua per premiare la vincitrice, che è la concorrente con il numero 2.
2, Anastasia Violante. Sorriso della Miss Cinema Campania 2023, Anastasia Violante. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo con altra serie di puntate per la 85esima edizione di Miss Italia. Regno di Vita vi saluta, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando appunto alle prossime edizioni di Miss Italia. Ciao a tutti da Contrada.